forze politiche antifasciste avrebbero dovuto contrastare con un'azione politica incisiva tesa a smascherare quell'obiettivo. Ma ciò non è avvenuto e in questi anni la nostra democrazia è divenuta più debole. Le forze politiche conservatrici e neofasciste hanno avuto campo libero, le provocazioni di stampo fascista sono all'ordine del giorno, come è accaduto, ricordavo prima, nella notte del 22 aprile a Pisa. Se questa è la fotografia, seppur in modo parziale, di ciò che è avvenuto in questi anni, allora io penso che, per non cadere nella retorica del ricordo, la cosa migliore che noi potremmo fare davanti alle lapidi, ai monumenti, ai cippi che ricordano i partigiani e gli eccidi compiuti dai criminali fascisti, sia quella di richiamare le forze antifasciste ad un'azione di contrasto tesa a ripristinare la verità storico-politica su che cosa sia stato il fascismo e a contrastarne ogni forma di riproposizione sotto qualsiasi forma, di che cosa sia stata la resistenza, di che cosa sia stata l'Assemblea Costituente che ha approvato la Costituzione Repubblicana. Si deve ripartire da qui, dalla scuola per lo studio della resistenza, dalla Costituzione per ribadire il carattere antifascista della Carta, che vieta liste e formazioni politiche che si richiamino a ideologie fasciste. Ideologie che non sono un'idea, che non sono un'espressione di un libro, che non sono espressione di un libro pensiero, ma sono un crimine contro l'umanità. Un crimine che deve essere combattuto su tutti i fronti, con una decisa azione di contrasto al proliferare della propaganda nazifascista. Come del resto abbiamo fatto qui di recente, a San Giuliano Terme, dove l'ANPI e l'amministrazione comunale hanno aderito alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona. Grazie alla mobilitazione di tanti compagni, ma soprattutto di tante compagne, ci tengo a dirlo, di tante compagne, abbiamo raccolto oltre 1000 firme che insieme alle 150.000 già raccolte porteranno la legge in Parlamento per la sua eventuale approvazione. Quella di San Giuliano è stata davvero una grande mobilitazione di donne e di uomini ed è senz'altro il fiore più bello che si potesse donare ai partigiani della brigata Nevilio Casarosa e ai martiri della Romagna nel ricordo del 25 aprile 1945. Questo fiore, rappresentato da una rosa, lo porteremo in tutti i luoghi di ricordo del nostro territorio tramite le staffette della libertà. È un modo per stare a contatto con i cittadini, un modo per presidiare il territorio, un modo per ricordare i partigiani combattenti e le vittime della ferocia nazifascista. Ed è con queste idee, con questi propositi, con questi principi di militanza attiva che come ANPI ci rivolgiamo ai giovani per sollecitarli a intraprendere con forza questa strada, che è la strada maestra per il loro futuro. E rivolgendomi a loro grido con forza: viva il 25 aprile, viva la liberazione, viva i partigiani che nel mondo tutti i giorni combattono per la libertà e per un futuro migliore. Grazie. Ciao bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
forza, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.